Altro segnale, poco distante dall'ultimo, infatti l'ultimo pezzo è stato fuori lì in quella zona. Suona qua, segnale discreto. Vediamo che cos'è. Qua. Qua il terreno inizia a essere un po' duro. Facciamo così, dai, che è meglio. Comunque sono già contento di quel pezzo che è uscito, molto apprezzato. Vediamo qua cosa salta fuori. Sassolini. Ok, proprio qua dove sto scavando adesso. Non è tanto fondo, appena sotto la superficie. Questo è un sasso e non è neanche qualcosa di estremamente grande, anzi qualcosa di piccolino. Non è uscito qua da queste parti. Sarà un bossolo? Ah no, ma figurati i bossoli, ma figurati. È il rifiuto di qualche scarto della società, che spero vivamente di non incontrare mai nel bosco e vederlo fare una cosa del genere. Altrimenti potrebbe diventare parte integrante della natura anche lui. Altro segnale ferroso. Qua. Non so se lo sentite dalle cuffie, ce l'ho al collo adesso. 31. 28, 20, vediamo. Segnali ferrosi non è male scavarli, eh? Non si sa mai. Magari qualcosina di carino lo si può sempre trovare. Aspetta, pinpointer. Ma è qua sotto, sentite? Qui proprio morbido il discorso, fosse sempre così. Un attimo, il pinpointer mi vola giù per la rampa se continua a scivolare in questo modo. Coltello da scavo. No, sasso. Aspetta. Ah, qua tutto, sto scavando un lato io praticamente. Ma è tutto qua. Possibilmente buono per trovare l'oggetto, forse qui intorno. Sasso. Capisco. Sasso. Non dirmi che è sotto sta radice, perché sclero se è sotto sta radice. Se è sotto sta radice e muoio, come faccio? Allargo ancora un po' di più. Ah, di ferro. Ah no? Una specie di catena. Il morso del mulo, giusto? In teoria è proprio quello, o sbaglio? Non è un morso del mulo questo? Ne ho ancora trovati, forse anche in qualche mio video. Tutto anche abbastanza bene, direi. Bene, questo è un buon ritrovamento. Ci fa capire che c'erano anche, ovviamente, i validi muli che contribuivano allo sforzo bellico. Quindi,
Muli significa comunque soldati nei paraggi, materiale che veniva portato avanti e indietro, e quindi sempre la possibilità di poter trovare qualcosa di interessante, magari anche usati per la costruzione delle baracche, portavano il materiale nei luoghi in cui si voleva costruire in modo da agevolare i soldati sul posto, insomma. Copriamo tutto. Oh, è bello di questi posti nel bosco che tutto dopo si sistema e diventa come nuovo. Guardate che bel lavoro. Ottimo, allora continuiamo la ricerca e direi lungo questo canalone. Lungo questo canalone vediamo se salta fuori qualcos'altro, perché il morso l'ho trovato qua, insomma, quindi magari qualcos'altro è scivolato giù dalla montagna. Vediamo. Allora, segnale brutto, molto brutto, molto ferroso, proveniente da questo punto circa. Vediamo cosa salta fuori, magari una scheggia. È davvero brutto sto segnale, eh? Vediamo un po'. Questo pezzettino di un ferro di qualche tipo, niente in tutto, chissà cos'era. Vicino a quel piccolo ferretto un altro segnale, ma questa volta molto molto più bello, qua sotto. Non volevo distruggere il ciclamino, possibilmente. Vediamo se riesco. Tanto qua gli oggetti non è che siano chissà che fondi, anzi, ok, proprio qua sotto. Ho sentito un rumore metallico. Pezzo di ferro di mulo. Suonava molto bene questo. Quindi la teoria dei muli in questa zona è doppiamente appurata. Probabilmente rotto e buttato giù per la scarpata da chi ha sostituito il ferro di mulo lì. Bah, continuo a provare qua, vediamo se salta fuori qualcos'altro. Lo vedete? Non c'è bisogno di tante presentazioni. Caricatore austriaco, abbastanza malconcio. Totalmente a vista questo. Lì da più di 100 anni, penso. Che roba. Ragazzi, ho qui un bel segnale ferroso. Vediamo di cosa si tratta. Molto grande. Qua suona. Qua suona, suona. Ok, mi sembra chissà quanto grande. Due colpi qua di... No. Wow, wow, fodero di baionetta, ragazzi. Fodero di baionetta, wow. Wow, bello. Bellissimo, bellissimo. Stupendo, ragazzi. Che fortuna, bello, molto bello.
Sono stato fortunato. Assolutamente. Stupendo. Tenuto anche in condizioni spettacolari, perché lo spostami un po' la luce e non si vede niente, tutto nuvolo. Guardate che roba. Condizioni ottime. Guardate che bello. Completo del suo, della sua punta, ancora ben presente. Stupendo. Adesso sono ancora più contento. Davvero un bel pezzo. Chissà se riusciremo a trovare anche la baionetta. Non sarebbe male assolutamente. Ottimo, allora la ricerca continua. Assolutamente. Bello. Trovarlo così poi in live ancora più entusiasmante. Ottimo. Andiamo avanti in questa zona che promette bene. Allora, ragazzi, trovato il fodero della baionetta appena là sopra, dove c'è quel tronco che viene giù di così. Qua ho un altro segnale ferroso, qua, e suona anche qua, un po' male, un po' bene. Quindi scaviamo prima questo, visto che sono qua comodo, e poi cerchiamo quello lì, vediamo cos'è. Ok, qua suona. Questo sembra un po' il segnale tipo da caricatore, però non ne sono sicuro. Come vi dicevo prima, no? Sapete che i caricatori possono suonano un po' bene, un po' male, quindi potrebbe essere uno di quelli. Ok, magari con il coltello da scavo qua sono più comodo. Diamine, proprio oggi mi sono dimenticato i guanti. Vabbè, si torna alle origini, no? Vi ricordate tutti i video che facevo senza guanti e voi vi arrabbiavate e mi dicevate meglio dei guanti? Qua sotto forse. No, sembra un sasso. Qua c'è qualcosa, una radice. Ok, sembra proprio lì dove stavo controllando poco fa. E così. Ma questo è un sasso, ok. Allarghiamo un po', ci siamo più comodi. Ok. Non capisco. Dov'è finito? Mamma mia che fatica. Madonna che scomodo. Ok, vediamo qua. Ci starà il cavalletto qua? Boh. Intanto vediamo cos'è. Se è qualcosa di figo, metto il cavalletto. Qua sotto. Madonna, per un pelo. Non mi cadeva sul dito. Trovato. È qua sotto. È qua sotto, ho sentito, è qualcosa di tondo con un foro. Visto? Illuminante? Oh sì, mamma mia, se mi hai fatto sudare, ragazzo mio. Gesù. Madonna. Bello anche. Messo in buone condizioni. Sì, sì, bellissimo questo. Molto bello. Mamma, se mi hai fatto sudare. Allora probabilmente era questo che suonava anche lì sopra. È lo stesso pezzo. Basta vedere subito. Suona ancora. No. No, basta. Ok, era
Era questo qua. Bene. Va sempre bene trovare questi perché spesso si trovano in condizioni orribili. Proprio spaccati, marci. Questo è vuoto, vedete? Si vede la luce. Vedete? Solo un po' pieno di terra. Ok. Tacchete. Completamente vuoto. Un bel illuminante austriaco. Mi scrivete il funzionamento di questi affari? Perché avevo letto varie teorie, ma quella più plausibile forse era quella che tiravano una cordicella qua sotto, probabilmente, e lo tenevano in mano e faceva da torcia, tipo. Scrivetemi se è giusta sta cosa, l'ho letta in un forum. Io ero convinto, tanti anni fa, che questi venivano sparati, diciamo, in aria, esplodevano e facevano luce. Però mi sa che è sbagliata sta teoria. Molto bello. Due pezzi molto interessanti nell'arco di pochi metri. Fodero di baionetta e illuminante austriaco. Cioè, razzo illuminante, insomma. Molto bello. Ottimo. Ah, vicino al verme. Adesso pausa e dopo si continua la ricerca. Qua invece abbiamo un bel segnale. Da che lo centro di nuovo. Circa su 70. Ok. Più o meno è qua. Adesso vediamo di cosa si tratta. Proprio contento del fodero. Molto bello. Tenuto anche bene. Ok. Tolta la parte superficiale. Adesso possiamo cercare con il pinpointer qua sotto. Però. E tu cosa ci fai qua? Cosa ci fai qua te? Una cartuccia inglese, ragazzi, del Lee Enfield. Che fa casino giù di là. E qua c'ha questo foro. Chissà cosa serviva. Questo sembra sia stato fatto apposta. Beh, è da indagare. Aspettate un secondo. Qua dentro sembra vuota, ho infilato dentro un bastoncino, il bastoncino corre un po', dopo sicuramente sarà sporco anche. Chissà cosa serviva questo foro. Interessante, scopriremo sicuro di più una volta aperto, tolto il proiettile, tanto è vuota, dentro non c'è polvere. Quelli inglesi avevano tutti quei bastoncini, sì, chiamiamoli bastoncini per modo di dire, la polvere da sparo era fatta a striscioline cilindriche. Ma qua dentro non ce ne sono. Quindi chissà cosa serviva quel foro. Volevo fare l'ultima buca perché adesso devo tornare a casa. E guardate un po'. Un'altra cartuccia inglese. E anche questa bucata. Che strano. Molto strana sta cosa. Perché bucarla in sto modo? A cosa serviva? Scopriremo di più a fine video. Bene, è giunto il momento di tornare a casa. Comunque ottimo. Il fodero della baionetta è una cosa assurda. Molto fortunato. Contento oggi. Bella giornata.